squadra decisivo anche nella scorsa stagione. Qui attenzione Patierno, c'è subito il clamoroso errore da parte di Cardielotti. Patierno ne approfitta con la pressione alta e trova il secondo gol in questo campionato. Partenza da incubo per la Gelbison, non è passato neanche un minuto e la Virtus Francavilla ha già sbloccato il risultato con il gol di Chicco Patierno, il secondo.